Ok, carissimi amici, riprendiamo qua come tutti i martedì sera alle ore 22 il nostro programma Don Chisciotte e Mulini a Vento. È un programma realizzato da Casalecchio di Reno, qua nella mia sede casalinga. E comunque ricordo che questo programma, come tutti i programmi in diretta del nostro network, vanno su tutte le emittenti, i blog che hanno aderito al network e in più a YouTube nella pagina di Radio Saius Network e nella pagina di Facebook, quindi dove poi potrete sia su YouTube e su Facebook rivedere la puntata a vostro piacimento. Stasera parliamo di musica, è un argomento che tratto poco perché non sono un esperto di musica, abbiamo altri esperti qua nel network che ne parlano con molto successo, ma qua parliamo di un connubio tra la poesia e la musica, quindi una cosa un po' particolare. Ho un graditissimo ospite, Gloria Fuzzi, che conosco per un caso della vita da tantissimi anni, non posso dire da quanti perché non voglio svelare segreti dell'età, quindi è una cantautrice, parlavamo prima all'inizio della chiacchierata che abbiamo preceduto, che abbiamo fatto precedentemente alla trasmissione, un cantastoria, perché racconta tramite le sue canzoni, o canta anima, mi è sembrato di avere letto da qualche parte, Gloria, che forse è un appellativo molto bello. A te per una breve presentazione. E allora, pronto? Chi ciao, sono Gloria. Avrei detto delle cose bellissime. No, dunque, sì, diciamo, io amo la musica da sempre, come poi non sono l'unica, insomma, ultimamente siamo tutti contagiati, ma soprattutto perché è la dolcezza, insomma, della melodia che ti fa un po', insomma, diciamo, sognare al di fuori di quelle che sono le realtà quotidiane, quindi la mia, appunto, come dicevi tu, l'anima, nel senso che cerco un po' di sognare a volte cose irrealizzabili o comunque sperare che possano avverarsi anche, e quindi attenuare un po' la tristezza della vita di oggi, insomma, con la musica, che non è male perché ti dà un attimo una spinta, una speranza sempre a migliorare. Quindi la parola, insomma, cantastoria, insomma, come dicevi tu, che è una, diciamo, ormai è l'abitudine quotidiana, si canta, diciamo, per le strade, si canta quando si lavora, in casa, insomma, quindi ti accompagna sempre. Io da bambina avevo sempre, diciamo, il vizio di ascoltare sempre musica e cantare in continuazione, quindi ho continuato così, insomma, fin dai primi anni della mia infanzia, e mio padre è stato costretto a comprarmi la chitarra e mio zio a insegnarmi un po' il piano. Però diciamo che poi, sai, nella vita le canzoni, insomma, hanno preso poi un sopravvento diverso, perché poi con le esperienze e la vita di tutti i giorni ho capito che, insomma, nella musica c'era qualcosa di più, al di là della poesia o al di là, insomma, del sentimento e dell'anima, c'è una ricerca proprio del suono che ti porta a capire che anche quando noi parliamo in fondo possiamo cantare, che questo è il bello della musica, che ti fa capire che anche la nostra voce, quando parliamo, quando, insomma, in qualsiasi attimo cantiamo, quindi anche quando pensiamo senza emettere suoni, forse emettiamo una musica, diciamo, dell'anima, come dicevi prima. E quindi questa scoperta poi mi ha portato un po' a studiare un po' di più, non tanto le cose tradizionali, perché
e non sono una grande musicista, pur avendo insomma, frequentato il conservatorio e studiato vari strumenti, perché poi, essendomi dedicata alla famiglia, ai figli, che per me sono la cosa fondamentale, e al lavoro ovviamente, ho dovuto un po' insomma, essere più che altro, più che una vera studiosa di musica, ho sperimentato diciamo, i miei sentimenti, le mie emozioni attraverso una ricerca personale. Quando poi ho sempre avuto, diciamo, in famiglia i poeta Pascoli, che non avevo neanche poi approfondito bene da giovane, ma poi quando mi sono ritrovata, diciamo, a una certa età, ho cominciato a capire che da queste poesie si poteva, insomma, trarre un gioco di colori, di musica e di suono che poteva aiutare a approfondire di più quella che è la nostra parola. E da lì ho cominciato un gioco con la grammatica, le sillabe, l'analisi logica, eccetera, per i ragazzi delle scuole, dove sottolineando le sillabe nel loro colore, insomma, espressivo della parola, della sillaba e della parola, ho cercato di associare, diciamo, tutto questo gioco, insomma, di colore di ricerca al suono e quindi alla musica, alla partitura musicale. E quindi questo è stato un gioco, insomma, diciamo, che ho sperimentato con i ragazzi delle elementari e medie, che insomma, sono molto recettivi, e abbiamo appunto partendo dal cuore dei fiori, che il fiore per eccellenza diciamo, è la sensibilità in assoluto, no? Quindi al cuore diciamo, ha un'anima anche il fiore, quindi con i suoi colori insomma, esprime la bellezza della natura che ci viene incontro. Ecco, da lì avevo cominciato ad associare alle sfumature del fiore, le note musicali, eccetera. Quindi è stato un gioco, insomma, molto interessante. E dal fiore siamo passati anche al nome proprio, insomma, dei ragazzi che hanno cercato di, insomma, colorando sempre le sillabe in questo gioco, insomma, che ho proposto, di associare le lettere ai sette colori dell'arcobaleno, cioè le sette note, 3x7, 21, alle lettere dell'alfabeto, e abbiamo cercato di musicare il nome anche secondo il suono delle sillabe del Eh nome, sì. insomma. Una cosa un po' No, 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 è molto particolare. interessante. È la prima volta che Sì. questo abbinamento cromatico alle Sì. note ne Sì. avevo sentito, ne ho sentito parlare, però Sì. penso, io non sono Ma unisce un po' la scienza, lo spettro solare, diciamo, che certo. è già stato, diciamo, associato alle note musicali nei sette colori, perché dal do al si, insomma, ci sono già le sfumature dei colori. Io in più, oltre ad aver associato, diciamo, ho associato i numeri, quindi da 1 a 21, e le lettere dell'alfabeto per poter comporre una parola. Ho Quindi la capito. parola, cioè praticamente attraverso o la matematica a questo punto, o la letteratura con le lettere, oppure la scienza, i colori e le note musicali, c'è una trasversalità, diciamo, della stessa parola. Tant'è che esaminandola poi parola per parola, i colori corrispondono alla semantica del contenuto espressivo della parola stessa e quindi anche alla nota musicale, quindi c'è una scoperta veramente Molto, molto 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 bella interessante. e interessante, che unisce insomma un po' tutte le materie scolastiche, anche le Sì. forme, perché la musica ha la sua forma geometrica, insomma, quindi c'è il movimento della nota, ma anche il movimento della parola, e quindi la ritmica, la metrica, quindi c'è tutto un discorso che è unito insieme, insomma, che entusiasma, ecco, come ricerca. Poi da approfondire, perché la approfondisco sempre, che bisognerebbe Vabbè, insomma, bisogna sempre fare delle cose un po', andare sì, perché si può associare alla scienza, tantissime considerazioni che sono avanti. aperte, insomma, al dialogo, anche a riflessioni nuove, filosofiche, insomma, di questa scuola, più che altro porta, diciamo, a sviluppare delle capacità di ricerca, e Diciamo un po', facendo, sensibilizza la penso, ricerca, la gioia un di vivere. riassunto, diciamo, è la musica come generatrice di Sì. conoscenza, in Esatto, sì, ti spinge insomma, definitiva. approfondire insomma, la parola, quindi i contenuti, insomma, ti dà una profondità di sentimenti e in più questa sensibilità nel ricercare anche un suono diverso, perché tu sai che le note sono sette, però setticlavio, ci sono 240 sfumature per ogni
per ogni nota, quindi insomma alla fine, cioè facendo tutto un conto degli accordi maggiori, minori, diminuita, eccetera, noi, settima, nona, eccetera, noi possiamo associare proprio queste sfumature della nota proprio alle figure letterarie, Letterari, gli sì. accenti, sì, le legature, insomma, quindi c'è tutto un discorso sì, perché, di Comunque, sincronismo fra tutto, insomma. prima di arrivare a questo percorso piuttosto innovativo, hai Sì. fatto i corsi regolari, come dicevamo prima, al Ma Conservatorio qua di Bologna, chitarra classica, sì, quello lezioni di senz'altro. pianoforte con Sì. Giovanni Gigli. Sì, con E con Gigli prima Giovanni. con tuo zio Con mio paterno, zio, sì, oddio per terra, molto, e che era poi un con grande Giovanni amico. Gigli, dove ci siamo Sì. incontrati tanti anni fa. Cerco di Sì. sforzarmi Certo. chi mi Sì, presentò sì, Giovanni sì. Gigli, ma non ci Sì, arrivo proprio. no, Non no, riesco a qui, ricordarmelo. perché era un ragazzo, insomma, morto abbastanza giovane, purtroppo, era un Sì, me bravissimo l'hai detto. pianista. Comunque, a parte, diciamo, le lezioni di piano, di chitarra, perché chitarra ho preso 5-6 anni di chitarra privata con il maestro, più altri 5 al conservatorio, insomma, più che altro gli studi, secondo me, insomma, diciamo che ho fatto anche studi di medicina, perché ho fatto 2 anni all'università di medicina, poi giurisprudenza, secondo me più la giurisprudenza mi ha aperto, diciamo, un mondo, mi ha fatto collegare, diciamo, molto filosoficamente parlando tutte queste materie insieme, e soprattutto la chimica, la fisica, la biologia, Sì. l'istologia, insomma, mi hanno dato una visione più scientifica, hai capito, della parola, la matematica, insomma, per cui da lì forse ho fatto un po' una mix di No, tutte no, le sì. cose. Riuscendo ad avere un risultato armonico, come parlando di Esatto. musica, parliamo di armonia. Di armonia, abbiamo armonizzato, insomma, Hai un po' le armonizzato cose. e questo è già un risultato. Non voglio essere pessimista con la musica che si trova adesso ad ascoltare, è un po' difficile. Forse perché sono rimasto, io purtroppo ho degli handicap, sono rimasto a Fabrizio De André, Anch'io, anch'io. ancora allora, quindi immaginati un te. No, no, ma sicuramente bisogna stare, insomma, diciamo, con i migliori, poi insomma ci sono tanti altri cantautori bravi, ma moderni, che mi piacciono molto, però i più grandi, insomma, che abbiamo in Italia, anch'io sono rimasta un po', diciamo, legata all'Italia Esatto, no, come questo struttura indubbiamente, melodica. perché essendo stonato, quindi non posso affrontare il discorso musicale, Sì, mi musicalmente. strimpellavo la chitarra Sì, così per certo, divertimento, ma come devo tutti, capire insomma. le parole. Sì, Questo esatto. per me è il significato, è la cosa più Sì, importante. esatto, Non conosco. perché esatto, la pronuncia della parola che spesso non viene pronunciata bene, infatti questo è un problema proprio che spesso, insomma, anche quando recitano, non tutti sanno recitare in modo chiaro da far capire bene il significato di quello che dicono, perché anche recitare o cantare non è semplice, perché bisogna fermarsi nei punti giusti, negli accenti giusti, e Ci quindi. vuole, come dice mio cugino, non so se lo conosce, è un attore, Bruno Story, più specializzato verso i bambini, è un attore Sì, professionista, ormai l'ho verso la sentito, fine. certo, no, devo aver anche visto forse in televisione, Faceva fatto qualcosa. cose, comunque ha fatto dei lavori con la Finocchiaro, tipo Pinocchia di Stefano Benni. Mi Ho capito, sì, forse ho visto dice, qualcosa, sì. bisogna sapere pronunciare. Siccome ho fatto quasi 10 anni di letture poetiche sui palchi, Ah. quando con la mia associazione abbiamo portato a Bologna lo slam poetry, o poetry slam, come uno vuole, e mi ha dato i suggerimenti per riuscire a recitare non bene, però passabile, cioè, diciamo così. Sì. Certo, perché è importante trasmettere il sentimento, cioè quello che senti, che, insomma, che il testo ti
vuole trasmettere in un modo che sia capibile a tutti, insomma, comprensibile, entri immediatamente, ecco, nella percezione più intima del cuore di chi ascolta, insomma, quindi bisogna Esatto, cercare sempre di avere questo. infatti poi la poesia dovrebbe essere una comunicazione fra anime e già, Esatto. come dicono chi ne se ne intende, già Sì. la stessa lettura diventa una traduzione, Sì, la lettura è una musica, è una traduzione, musica anche quando e anche reciti, certo. musica. Sì, è una musica che ha ovviamente una ritmica diversa e quindi una melodia diversa, però è sempre una melodia, quindi come anche il pensiero, io sostengo che quando tu pensi metti un suono impercettibile e che chi lo percepisce. Delle volte, insomma, che c'è anche chi riesce a percepire quello che stai pensando, perché in effetti non è poi così, capito? Nascosto il nostro pensiero invisibile, c'è chi riesce anche a sentirlo. Le persone più sensibili riescono a percepirlo anche se non parli, quindi Nel sei senso, scusa sensitivi, no? la cosa, forse sbaglio, tipo telepatia, una cosa di questo genere, Sì. o così. Ma no, dunque ci sono due proprio, secondo me, due versioni, anche la telepatia a distanza, perché se tu pensi una cosa e la trasmetti a chi è lontano, lì dipende Che capita. da come due persone sono unite, da quello che è il rapporto che le unisce, perché lo spazio non, sai che non esiste in certi casi, è come se fossero vicine anche sono a chilometri di distanza, in altri invece magari sono vicini ma non si Non percepiscono riescono perché non a hanno, esatto. comprendersi. Non c'è un feeling, cioè non c'è questa unione, che nessuno poi sa esattamente come si formi, ma io penso che sia sempre sulla base dell'amore e del cuore, perché se due Diciamo non persone si. hanno un sentimento forte, sono unite da questo sentimento anche se sono lontane, quindi Non riesce a sintonizzare la radio nella maniera corretta e non riesce a io? sentirle. Sì, Purtroppo, e a sì. volte invece dice: ah, stavo pensando anch'io questa cosa. Non è una Sì. sciocchezza, è la verità No, proprio. no, quella è una telepatia, anche quella sì, ci può essere proprio anche tra persone, diciamo, non legate da sentimenti d'amore, ma No, proprio no, no. da un particolare feeling in quel momento di che Gli lui, insomma, amici. pensiero, gli Le amici, sì. Sì, amicizie molto quello è un profonde. discorso molto, molto complesso perché, insomma, si parla, insomma. Diciamo che Einstein lo aveva, adesso i filosofi, gli scienziati moderni, coi quanti, quark, neurino, neutrino, insomma lo spiegano, quindi c'è una spiegazione. Però io questo adesso con la musica penso che più o meno possa intervenire un fenomeno simile anche con la musica, però chiaramente non a distanza adesso in questo caso. Perché quando uno canta col cuore lo trasmette molto meglio e ci sono delle differenze, anche persone Sì, che cantano molto tenore. bene, però sono più fredde, più distaccate, cioè la perfezione spesso non so, non è la vera La trasmissione vera del arte. sentimento. Sì, Esatto. quando uno è molto costruito, molto perfetto, molto bravo, cioè il suono è sicuramente molto piacevole, molto bello, però. Quando viene trasmesso col cuore, insomma, entra in una maniera completamente diversa. Infatti, la musica lirica, non so, la musica classica, Sì. hanno un effetto Molto maggiore proprio diverso. perché hanno questo questa sentimento, coglie insomma, gli aspetti più sensibili dell'anima. Questo sicuramente Questo discorso, Gloria, mi fa sì. una certa paura, nel senso che adesso con la tecnologia potrei essere intonato anch'io, e questo mi dispiace a volte, Ah, ho capito, sì, ci sono perché questi strumenti, sì, con esatto. queste costruzioni Sì, vocali della voce, sì, esatto, della che possono voce che. plagiare la voce di una persona, sì, esatto. E E quindi, quindi. sì, è abbastanza, sì, questo è un discorso abbastanza, insomma, come dici tu, preoccupante, È lascia un preoccupante. attimo di freddezza così, perché non c'è il cuore poi nella costruzione di un qualcosa che non è, costruisci un qualcosa senza che ci sia l'essenza dell'anima, come dici tu, quindi Meglio sì. È abbastanza fredda la cosa. Ecco, qualcuno che sia meno intonato, ma più di cuore, ecco, quello è la sì. combinazione esatta.
Chiaramente, per esempio nella lirica non si capiscono le parole, per me Sì. questa è una cosa che io non ho mai, anche quando ascolto, sai, ho fatto sempre fatica ad ascoltare, certe cose le capisco, però spesso insomma non riesco a sentirle le parole, non le, proprio non, il fraseggio, infatti danno il libretto dove tu Certo, puoi poi seguire il adesso se la testo. guardi su Ecco, canale Rai 5 c'è i sottotitoli, sei già a sì. posto. Esatto, Però però invece la musica moderna, diciamo adesso da cantautore, appunto come dicevi tu, quella è se il cantautore invece ha la possibilità di farsi proprio capire il testo, è proprio come una poesia cantata, quindi diventa secondo me molto più bella la poesia cantata quando il testo viene trasmesso in una maniera così spontanea, recitato, ecco, quindi. Per me il cantautore è il massimo in questo senso, è proprio un poeta che trasforma la sua poesia in musica. Chiaramente Questo è ci sono quelli più verissimo. bravi, come De André, Beh, anche Puccini, ecco, dai, Guccini, esatto, poi abbiamo Puccini, tutti i vari De Gregori, bravissimi, tutti, insomma, Vecchioni, Baglioni, anche se a sì, volte mi dicono mamma mia, Picchioni, bravissimo, sì. È un filosofo. è un filosofo, e ha una Sì. cultura, un background culturale enorme a cui Sì. Sì, attinge, questo è molto importante. mi è piaciuto moltissimo il pezzo di Sanremo che ha fatto Sì, Chiamami sempre amore, chiamo, chiamami solo amore, è il quanto mi massimo sono proprio. commosso, Ah, vedremo sì, con questo è Sanremo qua meraviglioso. cosa succederà. Comunque Ah, è devo dire stupendo. che ultimamente hanno vinto dei bra come gli Stadio, come forse si stanno Esatto. accorgendo che bisogna anche essere Arisa, ci sono bravi. tutti i vari cantautori molto bravi, sì, molto preparati, insomma, sono molto Esatto. molto bravi. Poi hanno delle voci anche molto particolari, È perché vero. sì, sono anche proprio timbriche molto nuove, moderne, insomma. Meno, forse meno dolci, però più aggressive, però hanno squillanti, hanno delle bellissime timbriche. No, no, ma a me piacciono molto anche le cantautrici, perché la Ma Manoia, per certo. esempio, mi fa impazzire, insomma, è bravissima. Poi è chiaro che cioè, Vasco Rossi, diciamo, è il numero uno, no? Che si definisce tale, senza umiltà, però, No, a me non però è piace, vero. te lo dico subito, a me non piace, Ma però trascina molto, ma però lui parla, vedi, ecco, i suoi devo canzoni ammettere che i sono suoi testi sono frasi. validi. Sono frasi e testi che colpiscono e che vengono cantati in modo diretto, quindi Certo. percepiti immediatamente, entrano come proprio un messaggio psicologico chiaro che il giovane, di cui ha bisogno, insomma, consigli che i giovani hanno bisogno per avere forza anche nella loro, insomma, vita, I giovani hanno grama, bisogno di molte cose, purtroppo. nella loro vita faticosa, insomma, La vita tra lo fatica. studio e il lavoro e i problemi, insomma, che ci sono di trovare una giusta collocazione nella loro, insomma, vita, perché è difficile, secondo me, sapere proprio quello che uno desidera fare. È un dramma. Io Il giovane, esatto, visti i non problemi e le l'ho, non difficoltà. l'ho, ti dirò, non l'ho vissuto perché sono stato fortunato. Mio figlio, Sì. già da quando era bambino, avendo la madre dentista, dice: ma perché devo fare tanta fatica a cercarmi un Giusto. lavoro? E se l'è trovato, ma è molto bravo, perché è specializzato in laser. E veramente Ah, lavora, è molto, infine, è il futuro, il è laser, il proprio il futuro. futuro. Lui proprio Sì. fa anche, insegna ai nuovi dentisti Addirittura. l'uso del laser. Mia figlia Guarda invece ha che. fatto un percorso tutto diverso. Prima non ci ha fatto, mentre con mio figlio sempre l'ha studiato dalla prima elementare, non c'è mai stato problema. Con mia figlia è stata una tragedia. Fino a che ha deciso di fare scienze della Della formazione per gli comunicazione. asili nido, Ah, bello, sei poi interessante, si è sì. laureato in pedagogia e adesso ecco, a proposito di avvocati, ha finito un master sui concetti legali.
nei ragazzi, ecco, non so come si chiami esattamente. Dunque, dovrebbe Concetti legali? diventare giudice onorario Ah, ho capito. Sì, per i sì, sì. casi di minori. Ma Ah, ecco, parliamo di te, interessante. che mi interessa di più. A Sì. parte che mi ha No, beh. fatto ridere questo, a ridere, sorride perché conoscevo anche tua sorella a quel tempo, e strimpellava il banjo. Sì, mia Com'era? sorella era anche lei molto brava a suonare la chitarra e poi utilizzava il banjo, anche il banjo perché era un po' più difficile come strumento, ma più o meno un po' più duro come corde metalliche, però era molto brava, insomma. E più o meno si suona come la chitarra, ha Sì, lo conosco. una sonorità diversa, sì, infatti fui a due voci cantavamo, facevamo i duetti, Infatti, eravamo in sintonia. mi diceva la volta che l'ho conosciuta per Sì. problemi Sì. Sì. odontoiatrici, ma io facevo solo il corretto, non è No, che mi no, 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 lei aveva una voce acuta, lei faceva, io sono, diciamo, un mezzo soprano, invece lei faceva proprio, aveva la voce più alta della mia, quindi mi riusciva a fare le parti più alte e io facevo quelle più in basso, insomma, e quindi quindi mi vi aiutava molto. compensavate molto Sì, ci siamo bene. compensate molto bene, infatti venivano, cioè, belle proprio per questa varietà di suoni, venivano carine, insomma, facevamo un po' di Battisti, vari brani così. Le abbiamo portate anche in concorsi canori, una volta che ci siamo affermate con Migliacci, Mogol a Roma, Sì, l'ho Arieti, mi letto. sembra che c'era anche Gianni Morandi, facemmo i Giardini Grande di Marzo a Gianni. due voci, no, venne bellina, molto carina. Poi eravamo Caspita, giovani, 18 anni, io 14, lei, credo. Sì, eravamo giovanissimi. giovanissime, sì. D'altronde Mozart cominciò prima, ma anche quell'età lì è buona, ecco. No, E vabbè, ma quando noi uno ha abbiamo. l'arte, inizia presto. Beh, va bene, anche a 2 anni cantavo, 3 anni, però non lo so, non mi sentivo, mi Non sentivano ti gli altri. senti? Gli altri stavano zitti. Sì, ammirati, ma io non lo so Ammirati e raffinati, quale cosa finiva lì la saltasse questione. fuori esattamente. Poi qui Comunque. vedo un bel elenco di tuoi CD, Sì, ho un po' raccolto, stanchi. sì, ho cercato a un certo punto di raccogliere quelli che mi erano un po' più cari, perché ovviamente avevo tantissime canzoni cioè brani che scrivevo, ma non ho mai musicato, e, cioè, sì, li ho depositati magari spesso, alcuni alla SIAE, altri neanche li ho depositati, perché ne facevo tantissime, poi alla fine ho cercato di selezionare quelle che potevo arrangiare, allora ho raccolto un po' quelle già arrangiate negli anni, da quando, insomma, ormai eravamo giovani, insomma, adesso non ricordo esattamente gli anni, ma già dal 90 così abbiamo fatto con il Conad un'operazione, Sì, una diciamo, di raccolta. beneficenza, sì, una raccolta che il titolo era Indios, perché era dedicata, insomma, all'Amazzonia, a un progetto All'Amazzonia, Amazzonia poi. 90, che poi fecero, distribuirono per beneficenza le cassette, perché non c'erano ancora i CD. Allora alcune parti, alcuni brani di questa cassetta le ho riportate anche in Cantastoria. E anche nella Grande Corsa, che sono i due, diciamo, CD che raccolgono brani che avevo arrangiato anche da bravi artisti di Bologna, bolognesi, arrangiatori bravi che mi avevano aiutata nel tempo, quando, insomma, credevo, insomma, diciamo, avevo dei pezzi in cui credevo, tipo Ti Certo. regalerò, Un momento di dolcezza, che era un mio pezzo che fece anche sentire un po' in televisione, qua e là. L'avrebbero anche, sì, mi dissero: se lei fa 10 pezzi così, le facciamo un CD, perché già dopo c'erano già i CD, ma io poi col fatto del lavoro, i figli, la casa, sai, Immagino che avessi non l'ho poco tempo. raccolto. Con la Polygram feci io e la TV, diciamo, un 45 giri, Viaggio tra le nuvole si chiamava, ed era anche quello, era abbastanza carino. Passò in Rete 7 quando facevamo con Rivelli delle trasmissioni locali, però anche quello non fu distribuito, insomma, alla fine, cioè, tu sai che la distribuzione è quella che conta, quindi la pubblicità è quella che conta, non venne mai più di tanto pubblicizzato né distribuito, e quindi
e fu, Vedo diciamo, con fecero piacere, delle poche copie, eh? perché sono un appassionato di musica bolognese, perché Ecco, hai questo sì. fatto anche in Piazza Maggiore, Sì, Festival della sì, sì. canzone bolognese. Sì, esatto, questo è stato molto, molto carino perché feci appunto, ho una decina di brani tradotti, erano mie canzoni in italiano che ho tradotto col dizionario alla mano in bolognese. Infatti amici poi mi hanno aiutato insomma, a dargli il giusto senso, no? A rendergli sempre più Non sei bolognese andato a perché fare li ho le tradotti. premure da Carpani o da Sì, Gigino anche lui Leppe? mi ha consigliato, Carpani, sì, mi consigliavano come cantarle, perché io le Certo. traducevo proprio col dizionario, comprai un dizionario serissimo di 2 volumi, ho studiato la grammatica e tutto, le ho proprio tradotte, poi Bravo. mi sono fatta aiutare da loro per sentire se il suono era giusto, era corretto, ho fatto un sacco di prove con i vari amici del festival che erano… E mi hanno aiutato insomma, diciamo, a cantarle in modo un po' più corretto, perché anche mi Sì. ricordo la prima, voi provare a cantare, ma anche Stasera, che quella fu proprio, mi dovevano insegnare anche la pronuncia e la cadenza, poi alla fine sono riuscita. Adesso la so, ecco, ho imparato qualcosa Hai anche. imparato, vedi, c'è Sì, stato utile perché, vedi, anche perché questo. mia nonna parlava in bolognese, ma io qualche parolina la sapevo, ma… Diciamo che ho imparato invece dai miei amici a parlare il vero bolognese, Che che ormai c'era. sta Sì, sparendo purtroppo, sta sparendo, però è il anche poi è. perché dico una cattiveria, ormai ci sono pochi bolognesi a Bologna, Ci quindi sono pochi? pochi. Pochi. Sì, siamo mescolati, ecco, Siamo nelle varie. mescolati con Sì, altre, sì, sì, sì. Sì. province, con altre regioni, e quindi si cala, ecco, forse Ecco. credo nel Veneto è forse un po' più conservato, almeno o nel genovese, da noi è un Perché siamo peccato. centrali, siamo una città di passaggio, Siamo siamo centrali, una. Sì. passano tutti di qua. E Certo, siamo grande città, d'altronde è importante Milano, anche Roma. questo. Sì. No, Credo comunque che. Bologna. Dimmi. Dimmi. No, dico. No, dicevo comunque sì, il bolognese è un po', somiglia un po' come cadenza al francese, no? Quindi Esatto, di lingua. è comunque una lingua sonora, ecco, Sì, musicale, molto bella. Sì, questo ci sono indubbiamente. sì, il bolognese a differenza di altri, non so, che sono un po' più difficili, tipo il milanese, il genovese, sono più difficili È da meno assimilare. forse musicali, non lo so. Ho Il visto romano, il che sei napoletano è molto venuta musicale. Dimmi. alcune volte qua a Casalecchio, Sì. ma io non c'ero ancora qua a Casalecchio. Nel 96, nel Testoni, adesso non si chiama più Ah Testoni. sì. Fu un programma molto carino, sì, organizzato da Galassi, che è un regista che dirigeva il teatro e fece un programma molto simpatico, appunto anche in bolognese, ragù si chiamava, e mescolava tutte le varie, diciamo, erano ragazzi che recitavano. Anche in bolognese, modenese, c'erano ferraresi, cioè hanno fatto una specie di. Abbiamo fatto proprio un Il puffurri Commonwealth dove. di varie nazioni hanno Sì, messo. no, e poi. Esatto, e poi erano ragazzi giovani molto bravi che hanno recitato, cantato, ballato. Avevamo fatto un balletto dove c'era il mimo, la mimavano la canzone Vuoi provare a cantare, mimata, che raccontava di questi due studenti. E di un Goliarda, la Goliardia ormai è Sparito. già, diciamo, sparita, e che però tornava a cercare la ragazza che aveva amato, tornava da Napoli a cercare la ragazza, però tutto era cambiato, e Bologna non era più la stessa, per cui non ritrova più la strada, non ritrova più Sì. le stesse amici che conosceva, e così, e vede Bologna diversa. Però e comunque era stata, diciamo, pensata per il novecentenario dell'Università di Bologna, che nel 1989 ricorreva, e quindi questa era una canzone che era stata dedicata a Bologna, insomma, all'Università Devo di Bologna. condividere questo pensiero, Gloria, perché a parte adesso è quasi impossibile venire a Bologna da Casalecchio, Sì. le volte che ci vengo è una,
non mi ritrovo più, anche se ho vissuto sotto le due torri per 47 anni, e tutto cambia, negozi che spariscono, negozi che aprono. Sì, c'è molta confusione, C'è molta molta gente. confusione e anche molta tristezza per me, perché eri abituato, non so, quando facevi una passeggiata o venivi a un caffè, non ti ritrovi più, non ci si ritrova più, purtroppo, in questa realtà che Ma cambia. vedi, sì, vedi persone che non ti guardano negli occhi, che sfuggono proprio. C'è una sensazione di freddezza, ci sono anche questi giovani gruppi di ragazze, insomma, abbracciati, così, però hai proprio l'impressione della solitudine, ecco, anche se c'è molta gente, più gente c'è, la folla solitaria, come diceva Berto, si sta un po' avvicinando, ecco, diciamo, a quella forma. Però io, sai, guardo più i monumenti quando giro a piedi, giro sempre a piedi, faccio delle camminate, appunto, come dici tu, perché non potendo andare in macchina dal viale a viale, quindi faccio delle gran traversate, però guardo soprattutto, a me piacciono i monumenti, piace la città, insomma, hai capito? Sì, Sia questo di sì, giorno che grazie di a Dio. notte, proprio respirarla, vedere i muri, le Sono morti case, eccetera. Biascianò, purtroppo. Sì, Una esatto. tradizione bolognese. Sì, io mi ricordo ancora quando si mettevano nei carri, ti ricordi? Cioè, in Sì. Piazza Maggiore, che facevano i burloni, tutti travestiti, era veramente divertente, era bellissimo vedere La questi giovani. città non muore, si trasforma in continuazione. Per chi viene da fuori il problema non esiste perché ha il flash di quel momento, e chi invece è nato e vissuto lì, ma io Vedi i mi trovo cambiamenti. benissimo a Casalecchio di Reno, non cambierò mai. E poi Sì, con il 20 arrivo direttamente in centro. vai in centro e comunque ci sono, cioè, ecco, se tu cammini, sì, magari hai più, dipende molto dagli orari in cui vai, però io per esempio la sera o verso sera o la sera mi trovo bene a passeggiare a Bologna. Non ho paura, a volte mi sono trovata in Piazza Maggiore piena di gente, come dici tu, anche tante etnie diverse, però io ero tranquilla, insomma, giro No, tranquillamente, bisogna essere non tranquilli. ho Non assolutamente. facciamoci prendere Sì, dal no, panico no. che fa comodo a No, molti. per carità, molta gente, tutti i Assolutamente. ragazzi anche simpatici, insomma, comunque io poi vado spesso a leggere dei libri, vado a vedere quella biblioteca che c'è in Via Rizzoli. Mondadori, e Certo. quindi vado lì e mi diverto, leggo, eccetera, poi giro, prendo, poi suonano, nei bar suonano i ragazzi spesso, no? Adesso non so se faranno un progetto nuovo per i cantautori, cantastoria, dovevano fare diciamo, una zona dove si poteva suonare e cantare, protetta, la zona T, non so se la faranno, c'era questo progetto, no? Di trasformare un po' Bologna. Questo sarebbe interessante perché non c'è più possibilità. Vedo io con la poesia, come ti dicevo, ho avuto un'associazione mia che l'ho creata io per 10 anni, che abbiamo sempre dovuto mantenere le nostre spese, pur essendo iscritti sia in regione che in provincia come associazione culturale. È stato un dramma perché poi abbiamo piantato lì perché non potevamo mantenerci quando riempivamo i locali, siamo stati tantissime volte alla cantina Bentivoglio, in tutti i bar, diciamo, culturali, fra virgolette, di Bologna, ma loro non interessa nulla, assolutamente. Ma Ah. adesso c'è un progetto, mi sembra, proprio del comune, della regione, insomma, di culturale, insomma, quindi per cultura si Bisognerebbe intende. chiederlo al caro amico Franz Campi, che lui è Beh, comunque per sempre. cultura si intende senz'altro anche mantenere tradizioni, no? Ah, Quindi certo, sarebbe non indubbiamente. solo i palazzi, i musei, non so, le opere d'arte, eccetera, i palazzi, che quello è già cultura, ma anche poterla rendere accessibile a tutti. Questa Esatto. sarebbe quindi, insomma, non solo nei luoghi comuni dove già c'è, per esempio, non so, Piazza Verdi, quei posti, ma mettere magari
la possibilità di suonare anche in altri luoghi, per esempio chiudendo magari il traffico, come fanno già in via, per Ah, vedi, esempio, per esempio, Orefici. no, Sì. dimmi pure. No, in via Orefici, in Piazza Maggiore, così la fanno solo per grandi spettacoli, grandi eventi, invece sarebbe più carina fare cose, cioè come fanno nei bar adesso, no? La sera nei bar fuori, anche lì dove c'è Palazzo Renzo, spesso suonano, fanno delle cose carine nel bar, quello della cioccolata, come si chiama, che non mi viene mai il nome, capito? Lì è sotto l'arco di Palazzo Renzo. E fanno degli spettacolini carini verso le 7 di sera, e sono passata delle volte a vedere, recitano, cantano. Ecco, questo comunque dà una, come c'è un po' anche in altre città, penso, comunque dà un po' d'allegria, no? Rende Ma tutto dà, ma più simpatico. innanzitutto dà allegria, dà anche una maggiore sicurezza, perché se si trovano tante persone, i rischi calano. Per Certo. esempio, ma ci vuole anche un po' di accettazione da parte dei cittadini. Vediamo in Via del Pratello, che è una zona caratteristica di Bologna con le sue ultime osterie, che grazie a Dio vedo sempre piene di giovani, Sì, ed è infatti. un fatto positivo. Ma la gente si lamenta perché fanno rumore qua, non c'è l'accettazione degli altri. Questo è un dramma. Ma non lo so, perché forse sono più i giovani che, non so, i giovani suonano lì nei locali, sono andata anch'io, sono molto carini, sono aperti, insomma, diciamo. Sì, forse come dici tu, magari non tutti, ecco, hanno voglia di ascoltare, c'è gente che non gliene frega niente, insomma, ecco, forse. Comunque adesso siamo a livelli di cantautore sempre, quindi bisogna vedere anche i gusti, perché i giovani hanno dei gusti diversi, amano Questo più le canzoni certo. inglesi, quindi Io non spero poi ascoltano che tanto. lo capiscano, ecco. Sì, perché adesso le canzoni inglesi sono forse anche più belle, più musicali, diciamo, hanno una sonorità diversa, quindi insomma ai giovani piace più ascoltare, cantare in inglese, però io per esempio in inglese ne so, ma so delle canzoni vecchie in inglese, tipo Father and Son, quelle che facevo ancora di John Baez, io tutte canzoni Donovan, Donovan, tutte quelle canzoni lì, cioè le nuove, mitico moderne, Donovan. quelli moderni io non le canto, li canto No, solo i io moderni, l'inglese non tranne lo poche conosco. eccezioni adesso, eh? Io l'inglese non lo conosco e non mi Sì. interessa conoscerlo. Come ti ho detto prima, mi piace capire le parole, quindi Sì. No, il appunto, menù sì. è quello. Sì, Dieta certo, no. mediterranea, quindi. Esatto, allora con le parole è chiaro che ci sono anche dei testi semplici in inglese, adesso, cioè, mi ricordo che qualcuna, avevo anch'io qualche cavallo di battaglia inglese, quella di Jesus Christ Superstar, che era un musical, quelle le facevo bene, però sempre diciamo cose molto legate agli anni 70, ai nostri tempi, insomma, ecco, quindi, perché sono forse più, entrano di più nel cuore, ecco. Comunque, niente, Mi no. piace John Eh? Baez, Sì, John Dylan, Baez, Cat sì, quelli sono. Stevens, Sì, Cat Stevens, Donovan, quelli esatto, Cat sono i Stevens, Cat classici, Donovan, quelli i che nostri possiamo classici. assommare a Beethoven o Chopin o altri classici, sono al di là della lingua, sono per me. Beh, sì, quelli sono da ascoltare, insomma, suonati, esatto, in una grande orchestra al comunale, oppure sì. Comunque anche si possono anche rifare moderni, perché secondo me chi riesce a riprodurre moderni, cioè modernizzandoli anche un po', rendendoli, cioè cambiando i ritmi, cioè secondo me le melodie sono molto belle, quindi si possono sempre cambiare anche senza farle in modo tradizionale, i classici, no? Quindi ci sono tanti Questo. giovani che le modificano, però le suonano bene, sanno suonare molto bene, le fanno più jazz, più, cioè, cambiando un po' il ritmo, così, senza Siamo storpiarli, arrivati ovviamente. quasi alla fine Dimmi. della nostra chiacchierata, come Sì, vedi, sì. scorre Sì, abbiamo velocemente parlato. Sì, di molto tante cose. familiarmente. Sì. Attività sociali, qua. Mi hai accennato delle tue attività sociali, specialmente ambientate a Bentivoglio.
Sì, mi hanno spesso, insomma, diciamo, a parte che ho presentato anche lì le poesie del Pascoli ai ragazzi delle scuole, i quali hanno fatto delle bellissime rappresentazioni teatrali, cantandole loro e facendogli mimi di due o tre poesie, insomma, che erano molto adatte del Pascoli. E poi hanno, diciamo, poi, insomma, mi hanno appunto coinvolto, mi hanno invitato, insomma, sia a recitare alcune poesie di autori locali che a cantare qualche mio brano, e quindi sono stata coinvolta, diciamo, nel giorno della memoria, hanno fatto la festa per la Lampi, per la memoria, che è stata molto interessante, e hanno commemorato Montesole con appunto dei poeti molto seri e che hanno presentato libri e illustrazioni e le hanno fatte sia a Bentivoglio che a Bologna, insomma, quindi in occasione della memoria sempre l'associazione AMPI, ecco, quindi io ho partecipato solo e sì, una volta ho fatto sì, attività sociale ho servito a tavola, ecco, diciamo, perché mi hanno chiesto di servire a tavola durante una festa. Sempre dell'Ampi lì a Bentivoglio, io ho servito ai tavoli, quindi dopo 3 o 4 ore ero in crisi, stavo per svenire Addirittura. perché non ero abituata, correvo tra un tavolo e l'altro con i piatti. Dopo 3 o 4 ore non stavo più in Non piedi. era per fame, vedendo No, tutto. no, 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 era proprio perché non mi fermavo, giravo in continuazione tra i tavoli, tra servire e portare via. Hanno fatto Comunque no, una cosa. è stata carina. Ho provato. Hanno fatto una cosa così al Diana Sì. l'altro giorno con Sì, Manzalini, con Bergonzoni, tutti gli altri di Bologna. Ah, simpatico. Almeno ho letto Sì. la notizia da qualche parte. Ah sì, è vero, sì, l'ho letto. No, invece esatto, c'era Mumolo, mi sembra, quando c'ero Sì, io che ma ci avevamo l'avvocato invitato. Mumolo Sì, lo l'avvocato, gli avvocati di conosco. strada, sì. Sono stato, abbiamo avuto una causa tanti anni fa per lavoro e si Ah. Non interessò anche lui, si interessò. Bravissima capisco. persona. No, sì, Anzi, mi molto serio, molto bravo, molto piacerebbe umile, molto molto serio. intervistarla, parlare proprio di questa attività di strada che è molto importante al giorno d'oggi. Sì, veramente, è Beh, veramente in gamba. cercherò di rintracciarlo. Sì. Come ultima, parliamo di pittura. Ah, sì, la pittura, insomma, io ho sempre fatto sempre, diciamo, mi sono dilettata a fare ritratti inizialmente, facevo caricature, ritratti, poi sia prima a carboncino, poi a tempera, poi ad olio, poi mi piaceva molto fare astratti, quindi anche paesaggi, però un po' sull'astratto, e poi ho continuato sempre a dipingere anche, diciamo, anche lì ho cambiato un po' le tecniche, ho cominciato a fare dei quadri materici utilizzando appunto calcio, cemento, tutte le varie, diciamo, strutture più materiche e anche tecniche miste, quindi ho mescolato l'olio, l'acrilico, materiali diversi e ecco, poi a parte queste, diciamo, nuove tecniche, così mi sono dilettata anche a creare dei poster che sono, ritagliavo, insomma, diciamo, più che farli io personalmente, dipingerli, ritagliavo tutte le fotografie, dandogli un senso, diciamo, utilizzando, insomma, tutti i colori, i pezzi di giornale che ritagliavo, cercando di creare un racconto, insomma, diciamo, che avesse un senso, quindi disponevo le figure sempre con quella forma metrica, circolare, che poi, diciamo, è la forma della parola, insomma, cercando di ricostruire la parola con le forme, Ho quindi capito. soggetto, verbo, complemento, tutti e quindi avevano una forma, cioè secondo me gli ho dato una forma diversa ad ogni figura metrica, e capito, quindi cercavo di rispettare sia la forma che cercando però di dare il colore che un colore che mi piacesse, quindi a gusto Certo. artistico, ecco. Quindi ho fatto dei poster.
quasi parlanti che si chiamano quasi come te, li chiamavo insomma poster senza parole, quindi aspetta, avevano il nome quasi tuo, aspetta, si Quasi. chiamava, E noi adesso non mi dovremmo ricordo, ho cambiare coniato un nome, per Story. non cadere in similitudine, un'associazione, poi Sì, l'abbiamo chiamata Via dei Poeti. Ah, hai conosciuto tu la Cinzia, scusami, Gil David? Gilles David, È una pittrice, purtroppo sì, l'ho conosciuto. deceduta Ah, ho capito, sì. con una pittura molto particolare, erotica, è Ah, stata no, non l'ho. Sì, lei non l'ho visto, ho visto le sue opere, sì, ho sentito che era appunto. venuta scrittrice, pittrice, poetessa, è venuta tantissimo, era un'abitué dei nostri reading. Ah, ho capito. No, io non l'ho conosciuta personalmente, ho letto, ho visto le opere così. No, dicevo che appunto questa chiave di lettura, no, del poster, per finire il discorso, la chiamavo Key Story Poster. Key Story, la chiave diciamo, del discorso, della frase, ecco. Niente, quindi assomiglia al tuo nome, Story, ma tu ti chiami Story Vabbè, proprio di allora no, cognome? io sono sì, storia di cognome. Non è uno pseudonimo, No, insomma. no, no, beh, mio cugino si Ecco, chiama anche lui Story, è proprio un Bruno, cognome, è un quindi. cognome che viene Un bel cognome. dal Mantovano. Mio padre era di Magna a cavallo, non Bagna a cavallo, Ah, ho Magna a capito. cavallo, Bagnacavallo, sì. Magna a cavallo in provincia di Ho Mantova. capito. Sì. Mia madre Ho invece era capito. bolognese, Ecco, di ecco. medicina, non bolognese, di medicina. Di medicina. Cara Quindi io Gloria, adesso. abbiamo fatto una Bene, per galoppata il momento sì. Io a sono biglie bolognese sciolte romagnola, sì. proprio. Ecco, sì. Poi insomma, adesso poi in effetti abbiamo parlato un po' di tante cose, così un purpurì abbiamo fatto. No, beh, ma io pensavo comunque, siccome abbiamo lasciato da parte volutamente una grande fetta della tua vita artistica, quella legata al tuo avo, mi sarebbe piaciuto averti un'altra volta solamente per parlare del poeta Della poesia, e sì. anche della poesia, ma anche dell'attività che ho visto e hai accennato. A San Mauro Pascoli, i reading, gli spettacoli e via discorrendo, che Certo, penso sì. sia anche una promozione, per quei luoghi. Sì, l'Osteria dell'Anima abbiamo fatto e poi, diciamo, ra le raccolte delle poesie a tema, insomma, Certo, tema. le ho inserite a tema, quindi possiamo parlare anche della vita del poeta, dei Ma suoi quello momenti. molto volentieri mi documenterò per non fare brutta figura. Ecco, Beh, lì posso parlare a ruota libera, quindi. anche se aiutai mia figlia in terza media a fare una tesina sul fanciullino, Ah, sì. Vabbè. qualcosina. E Infatti è il poeta della devo famiglia dire e che del Pascoli, con la mia fanciullino. poetica, è molto più vicino che. Sono Sì. molto più vicino a Pascoli che a Carducci. Mi Beh, sì, piace perché il molto più la cuore fanciullo, perché conserviamo quell'ingenuità, quella purezza che serve nella vita, che è insomma. stata persa per strada. Sì, che Un non po' bisogna come perdere. Bologna, spariscono i Sì. negozi, spariscono le strade e Bisogna fermare. sparisce anche l'ingenuità e l'approccio alla vita. Però si può Gloria, sempre io migliorare. Dimmi. grazie infinitamente perché è stata. No, Ringrazio te ma dell'avermi invitato, spero di la essere, insomma. sorella, quando quella che strimpella il banjo, Sì, ma vedo che adesso anche ti è in dico gran che carriera, mia sorella, lavora sempre, molto ma impegnata. guarda che i dentisti di odontoiatri non Sì, hanno mai un adesso secondo. lavora anche per il Rotary, quindi Calcola quest'anno che se io molto devo vedere impegnata. mio figlio, devo trovare la scusa di avere qualche dente che mi fa male. Esatto, lei è sempre Allora, molto carina. Bene, dimmi. con mia figlia invece il rapporto è molto diverso, ha Sì. più
Mio figlio è molto più tecnico, più diverso, come la madre. Beh, Invece mia caratteri. figlia è legata a me proprio. È più simile a te, insomma, È più anche lei. simile a me, è più un Sì. Ecco, artista, ecco. Poi tanto ecco. devi Bene. avere la fantasia, ecco. Aspetta un Certo. attimo che volevo. Rosario, ci sei? Ecco, Ciao Rosario. carissimo, il nostro super Sì. tecnico, con lui ci conosciamo da 25-26 anni, forse anche di più. Ah. No, sai Abbastanza, tempo. abbastanza. Abbastanza, abbastanza. Siamo ancora insieme, anche se abbiamo avuto periodi di separazione, ma l'internet è un fil rouge di tutta la nostra vita proprio. Infatti, allora siete in coppia, Abbiamo almeno cominciato soltanto. quando parlare di internet, uno ti Sì. guardava in faccia e gli dice: scusi, che cos'è internet? Eravamo Sì. provider dei primordi proprio. Beh, insomma, anch'io non sono ancora un'esperta, però navigo, ecco, diciamo, un po' così. Quando uno sa le cose che gli servono, più che sufficiente. Sì. Il No, no, resto è utile, molto utile. è Vedi tutto, utile insomma, anche scrivere sì. per avere i contatti. Certo, no, no, poi c'è tutto ormai su internet, trovi Wikipedia, tutte le varie informazioni che sono utili, Infatti insomma. volevo dire una Dimmi. battuta, sono uno che sempre Sì. cerca sempre di avere battute, dicevo. Ho letto la definizione di cantastorie, una volta si diceva sullo Zingarelli, adesso non si può più dire, si dice su Wikipedia, Ah, perché molto tempo certo, è non è vero. Ah, aggiornato. ce ne sono tante, esatto, parla dei vecchi aedi, delle varie, insomma, forme di. Ho visto dell'artista di strada che una volta si usava, insomma, il Cavalli, trovatore, sì, tutti i vari, esatto, in piazza, Francia. poi Sì, la era Francia. una canzone d'amore, un'espressione d'amore, quindi accompagnandosi o con la cetra o con la No, chitarra. e Sì. quelli giù di Napoli con i Sì. cantastorie, con il loro cartellone dove Sì. raccontavano, ma i cantastorie era anche per chi non sapeva leggere Certo. l'informazione, Sì, gli eventi che sono. erano i menestrelli che raccontavano anche i trovadores, raccontavano sì, le storie, le gesta della guerra, delle guerre che Gli c'erano, avvenimenti dei re, sì, degli scorrenti. esatto, raccontavano tutte le varie. Insomma, informavano il popolo, come dici tu, che non sapeva Andavano, leggere o non sapeva leggere, esatto. c'eravamo. Quindi sono i veri, I cioè, primi giornali, creatori, sono i primi i primi tabloid. cantautori, esatto, I primi i nostri tabloid. antenati, insomma. Esatto, cara Gloria. Spero di venirti ad ascoltare una di queste sere da qualche parte, tu Sì. tienici informati. Ah certo, ti informo È appena ho molto, qualche molto piacere. serata, volentieri. Sarò con Adesso mia, mi casomai, organizzerò. con mia nuora, Sì. così fate due chiacchiere sulla Ah, musica. Anche volentieri, lei, certo. oltre al violino, suona il banjo, sì. Ah, quindi suona anche la chitarra in pratica, La chitarra è perché tutto ciò è che uguale ha. alla chitarra. Sì. Bene, avrò piacere di conoscerla. Mi fa molto piacere, simpatica come il papà. Ma no, è triestina. Noi Ah, ecco, di i Veneti sono tradizione più allegri, sono più simpatici. non abbiamo mai sposato o contattato persone di Bologna. Proprio mio figlio di Trieste. La mia prima moglie di Bari, di Bisceglie, Ah, la proprio mia dal nord figlia al sud, insomma, Perugia, sì. ora io Moldavia, quindi Ah, vedi che siamo internazionali. siamo internazionali, bene, allora ci sono io di Bologna, insomma. Io adesso passerei la palla al balzo a Rosario che ci fa un riassunto di tutti i punti d'ascolto che hanno trasmesso questa trasmissione. A te, Rosario.
Grazie Alfredo, Alfredo, beh, no, fai bene, insomma, potevamo dirlo all'inizio, no? I punti di ascolto, che così faceva più Io non li piacere. so mai a memoria, io ho detto quello che ricordavo. No, perché Sei troppo, ti ho detto, fra poco Berlusconi verrà a chiederti un lavoro, non Ah, preoccuparti. scherzi a meno parte. male. Scherzi a parte, noi andiamo a reti unificate, come mi piace dire, perché mi riempie la bocca. Comunque, abbiamo le nostre web radio del network, che sono Radio Reno Web, Alfredo, la tua web radio di Casalecchio di Reno. Sì, Abbiamo Casalecchio. Radio Favaro Veneto, da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena. Poi abbiamo la Radio Valdichiana dalla Valdichiana e ultima arrivata Modena, Noi Radio, sempre da Modena, ovviamente Ah, sulle sì. web radio anche di Radio Science e Radio Science Sì. Classic come web TV. Siamo stati presenti sul nostro canale YouTube, nostro canale su Facebook e il canale su radioscience.it. Questo è tutto, caro Alfredo. Io saluto la signora Gloria Fuzzi Pascoli, giusto, ho detto giusto, non vorrei sbagliarmi Sì, con i nomi, grazie di perché io. avermi invitato, molto stata felice, spero di Grazie a te, rivedervi o Gloria. risentirvi, E allora, così. quando ti sentirai, quando Sì. avrai studiato bene Sì. la vita e le opere di Giovanni Pascoli, Certo, ti terrei molto a fare ci una aggiorniamo, carrellata. vi faccio Ci una aggiorniamo lezione, con va molto bene, piacere. con canzoni, esatto, Dai, poesie cantate. purtroppo noi siamo Va bene. poverelli, non possiamo andare con con la SIAE, Ho capito. quindi Beh, vabbè. tutto Giamendo, noi Va utilizziamo bene. Giamendo Ho come capito. Perfetto. fonte Sì. non Ho coperta. capito. Beh, va Va bene, bene, io ciao intanto Gloria e alla ti presto. ringrazio. Buona serata e grazie a voi. A Anche a te, presto. Ci grazie, aggiorniamo. Ciao, grazie. ciao, grazie. Buonasera. Ciao. Buonasera. Bene, caro Alfredo, allora siamo rimasti È stata una noi. bella trasmissione, non so se tu l'hai sentito un po'. Sì, adesso vorremmo fare la chiusura, ma andiamo alla sigla finale, caro Alfredo. Perché è stata, cari amici, una bella trasmissione. Abbiamo parlato di tutto e quindi penso che tanti avranno avuto interesse ad ascoltarla. Quest'altro martedì stiamo meditando altre cose. E vi aggiornerò appena ho le informazioni giuste. Le informazioni giuste, perché Alfredo ha bisogno di informazioni giuste. Benissimo. Allora, caro Alfredo, io direi quasi quasi di andare con la sigla, come piace. Perfetto. Un caro saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e mi raccomando, questo podcast comunque già da domani lo troveranno su YouTube. Buonasera a tutti quanti.